Amici cacciatori, ben trovati. Il protagonista di oggi è facilmente intuibile. Parliamo del bracco italiano, un grande protagonista della caccia di ieri, ma ancora oggi apprezzato. C'è ancora chi alleva, chi caccia con i bracchi italiani, chi lo fa da decenni, e andiamo appunto a conoscere l'amico, il dottor Luigi Marilungo, appassionato cacciatore, allevatore dei bracchi italiani di Colpetrosa. Lei è Tebe e vediamo di conoscere la loro storia. Eccoci in questo bellissimo parco vicino al canile di Luigi Marilungo. Luigi, ciao. Innanzitutto, buonasera. Ben trovato e complimenti. Grazie. Per la passione, il lavoro che porti avanti da tantissimi anni a favore del bracco italiano. Il bracco italiano ieri e oggi, cosa è cambiato in lui e cosa è cambiato più in generale nella caccia con il bracco italiano? Diciamo che il bracco italiano è cambiato forse un po' nella struttura, un po' nella morfologia, ma soprattutto è cambiato dagli anni 20 in poi, perché chiaramente dopo il periodo storico il bracco italiano è stata una razza che è stata conservata ma ricostituita. Il cane era obiettivamente in determinati periodi, e diciamo negli anni 50-60 forse per certi aspetti anche un pochettino più appesantito, con problemi di pelle, è stato asciugato sotto questo aspetto, quindi continuando diciamo un po' il filologico, e asciugato, e fino ai tempi il cane di oggi, che è un cane che diciamo che è abbastanza brillante e dinamico, quindi non, però ripeto, io mi sono sempre tenuto sopra a livello oltre la media, perché con un mezzo setter a caccia ci si va, con un mezzo bracco italiano a caccia non ci si va, e questo è un aspetto. Bracco italiano deve essere brillante, brioso, insomma, è come un motore da tenere sopra 3.000 giri, non è un cane, capisci? Ecco, è un cane. E questo è un aspetto molto importante. Questo è un aspetto. L'altro aspetto che va toccato è che il bracco italiano è un cane personale, non è un cane di tutti. Rispetto ad un tempo, Luigi, sicuramente era un cane più diffuso, perché in realtà non era un cane più performante prima, ma era una natura più generosa magari nei confronti di cani e cacciatori. Mi spiego. Prima, con il bracco italiano, si aveva quantomeno l'impressione di poter trovare la stessa selvaggina al pari delle altre razze. Oggi magari l'impressione è quella che con la rarefazione degli habitat e di conseguenza dei selvatici si possono avere meno chance vista la sua andatura. È vero, non è vero? È stato questo il passaggio? Beh, indubbiamente negli anni, magari io non ero ancora nato, quando la selvaggina abbondava, quando all'esterno non gli sparavano se non erano accoppiate, perché non c'erano le cartucce, quindi ti immagini tu, era ovvio che trovare gli animali era un pochettino più facile, il cane non aveva bisogno di grandissime prestazioni. E poi la caccia era, diciamo, sì, sportiva, ma relativamente alla produzione, all'acquisizione del carniere. Il cane si è evoluto anche per quanto riguarda la selezione nei confronti delle prove di lavoro, quindi con prestazioni di maggiore avidità, che poi sono assorte a realtà con determinati soggetti, che l'ir secondo dei ronchi, Lord di buona segale, cioè cani che avevano delle prestazioni, umago, che poi anche allora erano prestazioni un po' criticate, perché cani talmente esuberanti che dice ma, capito? Però da lì si è partiti, diciamo, con un miglioramento anche della struttura, la groppa, che bene o male deve essere una groppa lunga con un'inclinazione massima a 30 gradi, soprattutto a livello di pelle. Quelle pelli pachidermiche che magari potevano avere determinati tipi di bracchi o determinate linee di sangue, che però mi riaggancio ad oggi, che sul discorso del peso che è previsto allo standard, che va, diciamo, consente cani fino a 40 kg, e dipende molto dal tipo di costruzione, ma a livello di esposizione
chiaramente questi oggetti lì non vanno d'accordo con il lavoro, indubbiamente, per cui bisognerebbe quel gap restringerlo, perché non deve essere consentito. Perché finché, allora, io ho allevato e ho prodotto sempre attenendomi o riferendo la mia scelta a soggetti da lavoro, quindi caccia, prove di lavoro, femmine cacciatrici e cani che praticamente conosciuti e stimati a livello di lavoro. Poi se ci allontaniamo da ciò, il discorso cambia. Luigi, tu oggi, conoscendo le condizioni non solo del nostro territorio, ma più in generale quelle del nostro paese e le possibilità anche che offre, a chi consiglieresti un bracco italiano e cosa soprattutto consiglieresti di fare ad un giovane cacciatore? Quali sono le caratteristiche che deve conoscere? Quali gli aspetti, invece, magari i limiti a cui deve porre attenzione, sia dal punto di vista tecnico venatorio nell'addestramento, ma anche morfologico, perché comunque credo sia un cane anche impegnativo da poter portare avanti in salute e in piena forma? Allora, i fattori da tener conto sono indicativi, perché non sono realizzabili, perché allora il fattore tempo. Io, se dovessi affidare oggi un cucciolo di bracco italiano ad un contadino di una volta, tipo, cioè gente che ci vive col cane dalla mattina alla sera, io ti dico che al 99,9% rimarrebbe folgorato dalla positività del bracco italiano, perché è un cane che vive per il proprietario, per il cacciatore. Allora, il bracco italiano, qualcuno sostiene che è un cane che non è precoce, e io dimostro che effettivamente non è così. I primi incontri, se capita nella stagione, dalla nascita alle prime quaglie che arrivano, io ho avuto cani di 4 mesi e mezzo che hanno fermato le quaglie selvatiche. Certo, iniziare una cerca, ritorniamo tra il confronto con gli inglesi. L'inglese cerca e corre per istinto prevalentemente. Poi nell'imbattersi del percorso può sfrullare, può volare un animale e lo porta ad andare ancora di più. Il bracco italiano, magari da cucciolo 4 mesi, 3 mesi e mezzo, va pure, gira, però ha bisogno, diciamo, più di vedere animali che volano per essere portato, che basta una lodola, basta uno storno, basta un merlo che sta a chiocciolare lui per il prato, vola via, il cane segue questo istinto. Gli errori gravi che non si devono fare sul bracco italiano, idem per lo spinone nei continentali italiani, è evitare di mettere selvaggina per soddisfare l'incognita emotiva ferma non ferma. Questi sono cani che fermano tutti, non esiste un cane che non ferma. E quando un cane non ferma, c'è qualcosa che è stato fatto che non va bene. Ci sono dei territori che predilige o altri che soffre particolarmente? Vista allora, oggi... Io quelle foto che abbiamo visto prima, Mago di Montepetrano, cane nato il 20 marzo, ai primi di novembre, una persona di allora 70 anni, con altri due che ce ne avevo circa 80, in tre andavano a caccia a beccaccia. I primi di novembre ha ammazzato 5 beccacce sui Monti della Nura, Rieti, Antrodoco, quelle zone lì, Alberto Romagnoli, perché è una persona che merita veramente anche di essere nominato, perché è un grandissimo personaggio. Il bracco ha le sue prerogative, ha i suoi tempi, ha i suoi modi di cacciare, ma chi è che fa la differenza? È il naso. Ti faccio un esempio: l'aria che riesce ad analizzare nell'unità di tempo un bracco italiano ad una determinata velocità, un pointer con la velocità supersonica a cui va, quant'aria riesce a analizzare? Perché devi cercare l'effluvio, il discorso è sempre lì. Certo. Sono gli arti a servizio del naso e il naso a servizio degli arti. Beh, diciamo che in quel caso si compensa con la quantità di territorio esplorato. Può avere più chance con più territorio, mentre l'impressione di esplorare meno territorio. Dà l'impressione. Ci sono dei selvatici dove almeno con i tuoi bracchi hai avuto maggiori soddisfazioni, cioè una predisposizione naturale verso alcuni selvatici? No, più che per altri. No. Il selvatico, io ho notato delle differenze con determinati cani, come Mago, che è stato iniziato a novembre con le prime beccacce, prende la predisposizione, è maggiormente attaccato ai primi selvatici che ha incontrato. Certo, questo è un fatto stagionale. È ovvio che il bracco italiano a quaglie, dominando l'aria a testa alta, eccetera, è, diciamo, più adatto a quaglie
che non magari, non lo so, ma anche esterne. Perché... Luigi, ti faccio una domanda adesso rivolta più alla tua parte di medico veterinario. Sotto questo profilo, quali sono gli aspetti in cui il bracco è più magari delicato? Quali sono le cose da sapere per mantenere, per avere un bracco in buona salute, crescere un bracco pienamente conforme all'attività venatoria? Qui non è questione di brazza, è una questione di alimentazione soprattutto. La maggior parte dei problemi nei cani, te lo dico da ciniatra, o perlomeno una parte del mio lavoro si è svolto anche sotto questo aspetto, è la chimica. Nei bracchi, dove praticamente bene o male, tutto sommato, una consanguinità larga un po' non può non esserci, e diciamo c'è questa maggiore predisposizione. Tutti i cani a pelo corto soffrono un po' più di problemi cutanei, dermatiti, di intertrigo, di infiammazione di spazi interdigitali. E per dire, questo sì, ecco, i traumi della pelle, se la pelle è facilmente irritabile, perché è un emuntorio, è uno degli organi che espelle anche sostanze tossiche, tu vedi quando comincia a avere cattivo odore delle orecchie, perché c'è una iperproduzione di sebo, e a livello cutaneo ne risente maggiormente, soprattutto avendo il pelo corto, chiaramente i microtraumi determinano l'insorgenza anche di patologie di questo genere. Però con una buona alimentazione, se si riuscisse... Diciamo che va quantomeno bilanciata. Luigi, sappiamo che i risultati, ovviamente nelle prove, ma anche e soprattutto poi sul campo a caccia, si ottengono con un'attenta selezione genetica negli accoppiamenti. Quali sono stati i criteri che tu hai seguito nel tuo allevamento? Quali sono stati gli aspetti che hai cercato sempre di rincorrere, di valorizzare, e le linee di sangue da cui hai attinto? Io ho attinto un po' da tutti i cani, come ho detto già prima nel discorso precedente, sempre da corrente di sangue da lavoro da parte di padre. Quali sono gli aspetti morfologici a cui stare attenti per il migliore rendimento a caccia? Quali sono gli aspetti più... Diciamo gli aspetti un po' critici a cui stiamo andando avanti adesso sono i portamenti di coda di questo genere, che non devono esserci mai nel bracco italiano, perché è un atteggiamento... Quindi non è una cosa bella, non è una cosa bella, e non è disdicevole anche da un punto di vista, diciamo, caratteriale. Denota che qualcosa lì non riporta. Una delle cose più importanti è quella. Un'altra prerogativa che frequentemente capita oggi di vedere, e ovvio le deduzioni le devono fare gli altri, non io, l'angolo scapolo omerale. Nel movimento, come anche negli inglesi, comunque l'angolo scapolo omerale abbastanza chiuso determina la possibilità di allungare l'arto nella spinta del trotto, che bene o male è un trotto rapido, veloce e a frequenti battute, ma con fasi di sospensione. Il bracco italiano c'ha questa, nella fase di c'ha una fase di sospensione in cui nessuno dei quattro arti tocca per terra, ogni sgambata, però deve essere una forte spinta al posteriore e anche la possibilità di allungare l'anteriore se ha un angolo scapolo omerale sufficientemente ancorato, perché oggi si tende a vedere la spalla dritta. Esatto. Il bracco italiano nel trotto deve essere sciolto e deve avere una mobilità di collo, perché quello che ti deve far innamorare del bracco italiano è quelle fasi, la fluidità. Quelle fasi di accertamento con il collo libero che ti fa accapponare la pelle, perché se non ti dà questi brividi, queste emozioni, non è un bracco italiano. Non c'è senso. Esatto, anche perché il portamento di testa è proprio ciò che lo contraddistingue, una testa sempre al vento, sempre alta. Dopo dipende molto dalla costruzione, sono cani che riescono a trottare e avere libertà di movimento, e altri che devono irrigidire il rachide per poter prendere velocità, perché sono costruiti. Poi molto dipende anche dalla groppa, dalle masse muscolari, e una delle caratteristiche che frequentemente adesso si tende un attimino, anche questa non è che ci abbia una lunga groppa, la groppa deve essere lunga perché ospita le masse muscolari ed è il motore, punto e basta. Poi più se è inclinata oltre i 30 gradi, è un po', parafrasando, un po' come i mezzi di locomozione a passo lungo e a passo corto. Una groppa molto inclinata dà una maggiore potenza a livello muscolare, e un cane in montagna riesce ad arrampicarsi, anche a galoppare, e spende minore energia.
Un cane che ha una groppa sull'orizzontale, una massa muscolare più lunga, è come tendere un arco dritto e chiaramente riesci ad esprimere una maggiore potenza, ad imprimere alla freccia una maggiore potenza, ma ci vuole molta forza per tenderlo. Il bracco italiano in pianura, se ha una groppa più sull'orizzontale rispetto ai 30 gradi, ha una massa muscolare e un movimento che spinge di più in pianura, però poi se lo porti in montagna, hai capito, è un arco che riesce a tendere con maggiore difficoltà, quindi è un equilibrio anomalo. Poi a volte si parla di trotto, poi andiamo su una cosa critica, poi non so se ne possiamo parlare qui, sul discorso dello standard di lavoro. Nei barrage, per l'assegnazione del CACIT, nei cani che hanno vinto la batteria con il CAC, spesso e volentieri si va alla valutazione del cane di due più o più cani per assegnazione del CACIT. In quelle circostanze lì il cane deve partire al trotto, perché lo standard è quello, dice, ma non è così, perché il cane, il trotto, giustamente come scrive anche Giuseppe Colombo Manfroni e lo scrive anche Ciceri, va visto nel momento in cui affronta il quesito olfattivo. Quindi secondo me lo standard di lavoro andrebbe modificato consentendo maggiori tempi di galoppo, ma non tanto perché è importante poi fare tanto galoppo, ma è vedere proprio come, allora il giudice che non è uno specialista di razza non è in grado di distinguere più di tanto nella specificità, un giudice che viene dalla braccofilia sì, però devi vedere il cane come trotta, quando trotta e come trotta, la marca del trotto, la qualità del trotto, capito? Però pretendere che nel barrage il cane parte a trotto costringe a creare un cane trottatore anche a comando, e che significa non avere un cane libero di esprimersi. Certo. È un cane condizionato. Bravo, bravo.